Siamo a Tirolo, nel Castel Fontana, residenza della signora Mary, figlia di Ezra Pound, che ci ha ricevuto nel suo castello e alla quale vogliamo chiedere qualcosa della sua famiglia, dei suoi genitori, qualche cosa giusto per avere una piccola testimonianza visiva di lei. Beh, i miei genitori è molto difficile difenderli da tutte le inesattezze che si vanno accumulando. Posso solo dire che sono fortunata di averli avuti. Mia madre era una violinista molto molto brava, che purtroppo dopo la guerra non ha più potuto avere i suoi concerti. A Rapallo c'era prima della guerra tutta una serie di concerti. Dopo la guerra questo non l'ha più potuto avere. Ecco, una cosa che mio padre diceva sempre, che purtroppo da una brava violinista uscita una musicologa, perché infatti non avendo lo spazio adatto e non avendo il tempo soprattutto per praticare, ha dovuto continuare con gli studi, e poi lavorava all'Accademia Chigiana di Siena, quindi ha continuato indubbiamente la sua attività di musicologa, però era indubbiamente più brava come musicista, e credo che suonasse talmente bene perché suonava per Ezra Pound. Era il suo marito, il suo grande No, amore. vede, già andiamo male. Se posso Ezra fare. Pound non era il marito di mia madre, e lei ci teneva sempre molto a chiarire questo punto, perché ci sono certe relazioni umane che sono molto più nobili ed interessanti che non il solito, non che con questo voglia non difendere il matrimonio è una grande istituzione. Comunque mia madre ci teneva sempre moltissimo a chiarire queste cose. Se posso fare una domanda io, insomma, quanto può aver influito musicalmente sua madre su Ezra Pound, anche nelle ricerche che hanno fatto sulle produzioni di Vivaldi, che hanno fatto un sacco di Sì, ritrovamenti? indubbiamente era una collaborazione molto stretta, Stretta. su questo non c'è dubbio. E poi non c'è dubbio che la musicalità Era innata. gioca un grande ruolo nella poesia di Pound. Lui stesso scriveva musica. Invece di suo padre, lei l'ha seguito nel suo percorso di studi, Beh, l'ho studiato e continuo a studiarlo, è per questo che mi cascano le braccia. Sì, infatti un po' di polemiche, di cose che Sì, girano, e che non sono sono vere, e sul amici che web, sui dovrebbero giornali. essere amici invece di leggerlo, lo hanno, secondo me, come del resto dice lui stesso, in quella intervista, che è l'unica che credo in Italia tutti conoscono, quella con Pasolini, Pax Mundi, faccio la pace con tutti. Ma ovviamente non era il modo suo di condurre la vita o le cose, e sono sicuro che direbbe lo stesso al giorno d'oggi a tante persone di buona volontà, ma che non hanno capito il suo messaggio. E se non si capisce il messaggio, allora cioè non si Vediamo, studia. sì, che tra i maggiori studiosi di Ezra Pound in Italia c'è il professor Antonio Pantano. Antonio Lui ha scritto Pantano, sì, parecchio ho su. letto tutto quello che Pantano ha scritto. Lui era indubbiamente
è un entusiasta, su questo non c'è dubbio, ma e lui conosce molto un lato, ma ed è stato molto gentile con mia madre, su questo anche di questo sono sbagliato, ma non sono d'accordo su tutto quello che scrive Pantano. Cioè non è che non sono d'accordo, dico semplicemente che non, niente tira acqua al suo mulino. C'è una vera, diciamo, interpretazione del pensiero di suo padre è ancora un po' difficile da trovare, ecco. Padre al di sopra della politica. Questo è un dato di fatto che ancora in Italia non si capisce. E devo dire che io apprezzo moltissimo gli sforzi di tanti giovani, ma ho letto alcune cose su internet che mi hanno fatto rabbrividire. Ecco, questo basta. Salutiamo la signora. Ah, è stato la